prestazioni da supercar e consumi da utilitaria, dimensioni da ammiraglia e bagagliaio da minicar. Se davvero voleva stupire, stavolta BMW ha raggiunto il top con la nuova i8. Bella, elegante, con una linea protesa al futuro tanto accattivante che si scorda anche il prezzo salato che occorre per averla, oltre 130.000 euro per iniziare a parlare, ma tanto scomoda dentro che per entrare serve un calzante e i bagagli non sono contemplati, anzi meglio se restano fuori. Veloce, precisa ed estremamente divertente su strada, anche se sotto al cofano non c'è un poderoso V8, ma solo un 3 cilindri affiancato da un'unità elettrica. Certo, il sound non è da supercar, ma le sensazioni sì e i consumi si abbattono drasticamente. La realizzazione in fibra di carbonio della scocca ha consentito di ottenere una struttura leggera, ma allo stesso tempo molto robusta. In teoria la i8 è una 2 più 2, ma visto il bagagliaio di soli 154 litri, viene più logico utilizzare i sedili posteriori per stivare i bagagli. Le prestazioni variano secondo il programma di guida selezionato. Nella modalità Eco Pro e-Drive la velocità massima è limitata a 120 km/h, ma se si passa alla Sport si balza a 250 e lo scatto da 0 a 100 si copre in 4 secondi e 4. BMW i8, una supercar che viene dal futuro, bella fuori ma scomoda dentro.